Allora, per farvi capire qual è il problema dell'introduzione dei numeri reali, vi ricordo che noi abbiamo dimostrato che, diciamo, se x appartiene a q, implica x quadro è diverso da q. Questo è quello che abbiamo dimostrato in una delle prime lezioni, se vi ricordate. Non esiste alcuna frazione che elevata al quadrato faccia 2. Abbiamo fatto la dimostrazione per assurdo. Prendiamo una frazione, supponiamo che elevato al quadrato faccia 2, e siamo subito, abbiamo fatto due conti. Abbiamo visto che non era così. Oh. Allora, qual è il problema? Allora, supponiamo di avere una retta orientata in un piano. In questo piano io sulla mia retta stabilisco unità di misura, io vado a costruire il quadrato di lato 1. Se costruisco il quadrato di lato 1, la diagonale di questo quadrato secondo Pitagora deve essere un numero che elevato al quadrato faccia 2. Allora io col compasso riporto questa lunghezza sulla mia retta e dovrei aver trovato quella che vorrei indicare con radice di 2, cioè un numero che elevato al quadrato fa 2. Il problema è che se sto in Q, là non ci sta niente. Allora ho un dilemma è sempre cornuto, cioè ha due possibilità. O dico che qua non trovo nulla, quindi qua ci sta un buco, oppure dico che qua ci sta qualcosa ma che non sta là dentro, perché là dentro non ci può stare. Allora devo dire dove sta, e questo se ne rendevano ben conto i pitagorici, che quando scoprirono sto fatto, zitto è un segreto perché sappiamo che dobbiamo fare, e se uno lo rivelava lo mettevano a morte. Ok, allora uno dice, ma se tu non hai, io non, a me la geometria non piace, non posso questo problema, io mi mantengo solo, mi faccio solo i miei conti con l'algebra e vado avanti solo con l'algebra, così questo problema non lo incontrerò mai. No, il problema lo incontri lo stesso, perché prendiamo questo, questa qui che poi vedremo sarà una successione, prendiamo questo numero, x con 1 vale 2, anzi vale 1, x con 2 vale 2 fratto x con 1 più x con 1 mezzi, cioè in questo caso 2 fratto 1 fa 2, 2 più 1 fa 3, viene 3 mezzi. X con 3 lo definiamo come fratto x con 2 più x con 2 mezzi, quindi fa 2 fratto 3 mezzi fa 4 terzi più 3 mezzi fratto 2 e viene sesti, 8 più 9 fa 17, viene 17 dodicesimi, e vado avanti così. Posso definire x n più 1 uguale 2 fratto x con n più x con n mezzi per ogni n appartenente a n, n maggiore o uguale di 2, perché per 1 l'avevamo già, per ogni n appartenente a n, perché se ci metto 1 da x con 1 passa a x con 2, va bene, esattamente coincide con la definizione che ho dato, va bene? Ora, questa qui è una definizione che si dice data per ricorrenza o per induzione, definizione per induzione o anche per ricorrenza.
Allora, la cosa la capiamo bene. Nel momento in cui abbiamo descritto questo, questo vale per ogni n, quindi noi abbiamo una successione di elementi, quella che chiameremo poi una successione di elementi, x con 1, x con 2, x con 3, ogni, cioè x con 2 faccio x con 3, cioè x con 3 faccio x con 4, cioè x con 10 faccio x con 11, posso sempre costruire x con l'indice successivo. Vedremo che poi una cosa del genere sarà chiamata successione. Ora, cosa succede a questa successione? Ora, si può dimostrare, noi lo faremo più avanti, che questi numeri si avvicinano tra loro. Questo è 1, questo scritto in forma decimale è 1,5, questo è 1,4 e qualche cosa, 1,4 sarebbe 16,8 sopra e 17 un po' di più, quindi 1,41 e qualche cosa, ma non è radical 2 perché è un numero razionale. Il successivo x con 4 sarà 24 su 17 più 17 su 12 mezzi. Allora 17 per 12 fa 204, quindi qua viene 408, ma qua viene 24 per 12 fa 288 più 289, quindi se ho fatto bene i conti qua dovrebbe essere 577 su 14. Ora vediamo se ho fatto bene i conti, prendiamo la calcolatrice. Allora, se prendo la calcolatrice, radical 2 fa 1,414,42,13,5,6,2. Questo qui è 577 diviso 408, 1,414,42,15,6,8,6. Oh, vedete che per trovare la prima cifra diversa devo arrivare alla sesta cifra decimale. Se facessi un altro passaggio ci vorrebbero 5 minuti a fare un'altra, a costruire x con 5, la prima cifra sbagliata sarà verso la dodicesima e tredicesima, cioè al di là della portata della mia calcolatrice. Quindi x con 5 si confonde con radical 2, ma non è radical 2, perché x con 4 è un numero razionale, x con 5 sarà un numero razionale che non è, il cui quadrato abbiamo dimostrato che non può fare 2. Può essere molto vicino a 2, ma non può fare 2. È lo stesso discorso di quando diciamo che pi greco vale 3,14, non ci vale 3,14. Pi greco si può dimostrare che non è un numero razionale. Per secoli è stato approssimato con 3,14, ma non è 3,14. Qualunque programma serio scientifico di calcolo non mi darà, mi dirà se. Se dovete scrivere pi greco ci mette pi greco, non ci mette 3,14. Oppure se dite approssimare vi chiede con quante cifre, con 0 cifre decimali, allora pi greco vale 3, con 2 cifre decimali allora vale 3,14, con 4 cifre decimali 3,1416 e così via. Più cifre decimali 3,14, 15, 926, 54, 53. Ah, ok, quindi qual è il problema? Che questi numeri si avvicinano tra di loro, quello che possiamo sapere è che si avvicinano tra di loro, cioè se andiamo a calcolare il successivo avrà molte cifre in comune con questo, e più vado avanti più le cifre in comune tra il numero e il successivo sono di più. Però a cosa si avvicina? Cioè noi abbiamo che questi punti, questi punti si avvicinano, ma non sappiamo a chi, perché sicuramente se si avvicinano a qualcosa non si avvicinano a un numero razionale. Allora, per costruire questi numeri dobbiamo fare
un giochetto, un artificio. L'artificio è quello di fare le sezioni, potremmo fare le classi di equivalenza e di successione. Sarebbe più difficile. Si può fare, dovremmo prima aspettare di fare le successioni, definire i tipi di successione, le successioni di Cauchy, poi una volta fatte le successioni di Cauchy, dovremmo fare una certa relazione di equivalenza e quindi introdurre una relazione di equivalenza. E anche lì costruire un nuovo insieme. Invece un modo più semplice, almeno che si capisce un po' più facilmente, è quello di fare le sezioni del campo d'azione. Cos'è una sezione del campo di un insieme? Del campo d'azione. Allora, fatemi cancellare. Del campo razionale A, B, e questa è una definizione, si dice sezione di Q se e solo se per definizione. Prima proprietà: A unito B mi dà Q. Seconda proprietà: A intersecato B è vuoto. Terza proprietà: se X appartiene ad A e Y appartiene a B, questo mi dice che X deve essere più piccolo. Allora, diciamo che una sezione del campo razionale è un numero reale. A volte però possiamo avere che due sezioni del campo razionale indichino lo stesso numero. Allora, possiamo avere due situazioni in Q, possiamo avere due situazioni diverse in Q. C'è un elemento di separazione, un unico elemento di separazione, cioè esiste X appartenente a Q, chiamiamolo Z appartenente a Q, tale che X è minore o uguale di Z, che è minore o uguale di Y, per ogni X appartenente ad A e X appartenente a B. Oppure no, oppure no, cioè questo elemento, se esiste, è unico, ma può anche non esistere. Facciamo un esempio: io posso avere tutti i razionali fino a 2 e poi ho tutti i razionali maggiori di 2. Ho 2, lo devo mettere o in A. Allora posso avere Q intersecato, e qua usiamo il simbolo della semiretta. I numeri vanno da meno infinito fino a più. In realtà questi sarebbero i numeri reali, quindi sto un po' giocando con le parole. Però diciamo tutti i numeri razionali minori o uguali di 2. Poi da quest'altra parte metto tutti i numeri razionali più grandi di 2.
Allora, questa è A e questa è B. Ora è chiaro che qua c'è un elemento di separazione. Chi è? È 2. 2 è più grande di tutti gli elementi di A e 2 è più grande di tutti gli elementi, più piccolo di tutti gli elementi di A. Oh, se io cambio e 2 lo metto in B invece che in A, l'elemento di separazione non cambia. Però in questo caso per noi la sezione è la stessa, cioè chi indicherà mai questa sezione? Il numero 2. Cioè la sezione cosa deve identificare? Quello che separa le due sezioni. In questo caso identifica il numero 2, no? Vi ricordate? 2 può essere 2, ma può essere anche 1,9999 periodico, cioè mi ci posso avvicinare pure da questa parte. Se però io vado, qua posso scrivere A uguale l'insieme degli x appartenenti a Q tali che x è negativo oppure x quadro è minore o uguale di 2. B invece è uguale l'insieme degli x tali che x appartenenti a Q tali che x è positivo e x quadro è maggiore o uguale di 2. Oh, qua posso mettere maggiore o uguale, minore o uguale, minore o maggiore, non cambia nulla. Perché? È facile mostrare che ogni numero di A è più piccolo di un numero di B. Perché? In B ci sono solo numeri positivi. Allora, se il numero di A è negativo, sappiamo che un numero positivo è più grande di un numero negativo. Oppure può succedere che questo è positivo e pure questo è positivo. Però in questo caso il quadrato del numero di A è più piccolo di 2, il quadrato del numero in B è più grande di 2 e quindi il numero di B è più grande, perché se il quadrato di una frazione è più grande del quadrato di un'altra frazione, tutte e due le frazioni sono positive, anche le basi sono nello stesso ordine. Tuttavia uno potrebbe dire vabbè, però qua c'è scritto uguale a 2, uguale a 2. Ma non fa niente, perché tanto noi sappiamo che di numeri che ha in Q che abbiano il quadrato uguale a 2 non ce ne stanno, sta scritto là. Quindi o qua scrivo maggiore, minore o minore uguale, qua scrivo maggiore o maggiore uguale, non succede niente, perché questo qua in Q non c'è. Quindi tutti i numeri di Q che stanno di qua, tutti i numeri di Q che stanno di là in corrispondenza a quel punto dove noi avevamo indicato radical 2, qua sicuramente se c'è qualcosa non è di Q e quindi questa sezione non ha un elemento di separazione, cioè non ci sta nessun elemento di Q che è più grande di tutti gli elementi di A e più piccolo di tutti gli elementi di Q. Se la sezione spaccava in corrispondenza di un elemento di Q, allora effettivamente ci stava questo elemento di separazione che poteva stare in A o in B. Quindi di sezioni che mi identificano 2 ce ne sono ben 2, una con 2 in B e una con 2 in A, ma di sezioni che mi identificano radical 2 ce ne sta una sola. Tutti i numeri che hanno il quadrato minore di 2 e tutti i numeri che hanno il quadrato maggiore di 2. Vabbè, dobbiamo specificare meglio, però si è capito. Qua stanno i negativi e quelli che hanno il quadrato minore di 2, e qua ci stanno tutti quelli che sono positivi ma col quadrato maggiore. Questa è una sezione. Se noi diciamo che la sezione è un numero, allora questo è un numero. Che numero sarà? Gli diamo il nome radical 2, perché noi vogliamo che là ci sia un elemento di separazione. Questo elemento di separazione però non sarà un numero razionale, sarà un nuovo numero che chiameremo radical 2. Il problema, una volta affrontata questa, una volta delineato questo approccio, una volta scritto questo approccio, il problema qual è? Il problema è farci le operazioni con tutto ciò. Cioè, con queste sezioni noi dobbiamo fare le somme, i prodotti e i confronti. Come si fa? Adesso io vi dico come si fa, non vi faccio nessuna dimostrazione, però vi dico come si fa.
Allora, io ho x. X corrisponde, diciamo, alla sezione AB. Poi c'ho x' che corrisponde alla sezione A'B'. Quando è che diciamo che x è più piccolo di x'? Se solo se, per definizione, A è contenuto in A'. Cioè, quando abbiamo una sezione, abbiamo che praticamente abbiamo spaccato Q in una parte sinistra e una parte destra. Quando andiamo a confrontare come insiemi queste due parti sinistre di Q, è una delle due più grande, si può vedere facilmente che una delle due contiene l'altra. Allora, se questa contiene questa, vuol dire che X' è più grande. Cioè, se la sezione ha la parte sinistra più lunga, X' è più grande. Però naturalmente io dovrei di prima dimostrare che, perché potrebbe anche succedere che i due insiemi non siano, A non è contenuto in A', A' non è contenuto in A, io devo far vedere che questo non è possibile. Però si può fare, si può dimostrare, si può vedere che. Poi come si fa la sezione? Come si fa la somma? Come si fa la somma? La somma è facile. Come si fa x più x'? X più x' corrisponde alla sezione a secondo b secondo, dove a secondo è uguale all'insieme di, chiamiamoli, y più z, tali che y appartiene ad a e z appartiene ad a primo, e b secondo corrisponde alla y più z, tali che y appartiene a b e z appartiene a b. Cioè si fanno le somme, diciamo, si prende a sé, però anche qua non è banale. Cosa non è banale? Fare questo si può pure fare, perché sono somme di numeri razionali, si sa come si fa. Però quello che non è banale è verificare che quello che viene fuori è una sezione. Sezione vuol dire che questo intersecato questo mi fa il vuoto, che l'unione mi fa tutto Q, e che tutti gli elementi che stanno di qua, questo è facile, sono più piccoli gli elementi che stanno di qua, perché questo, diciamo, il primo addendo sarà migliore del primo addendo di qua, il secondo addendo sarà migliore del secondo addendo di là. Sì. Ok. Però dovrei perdere tempo. Dovrei perdere tempo. Per quanto riguarda la moltiplicazione si fa in un modo analogo, però bisogna stare attenti perché là c'è la regola dei segni. Per esempio, chi è meno x? Allora, se AB corrisponde alla sezione x, meno x è la sezione non meno A meno B, ma meno B meno A. Perché quando io moltiplico per meno 1, le disuguaglianze si invertono. E quindi anche lì dovrei perdere tempo. Per fare la moltiplicazione dovrei tenere conto anche dei segni. E no, non lo scrivo neanche. La verità qual è? E lo sapete benissimo. La verità è che quando avete i numeri reali, le somme, i prodotti, i confronti si fanno per approssimazione. Qua c'è scritto solo quello. Tu quando vuoi calcolare radical 2, dipende. Se ti servono due cifre decimali, sai che radical 2 è tra 1,41 e 1,42. Se ti servono due cifre decimali di radical 2 per radical 3, te ne fai 3, 4 di radical 2 e di radical 3 e ti vai a vedere i prodotti fino a che non si stabilizza la seconda cifra decimale del prodotto. E quindi saprai che radical 6 sarà compreso tra 2, xy e 2, un centesimo in più. Chiaro? Ah, e questo lo sai benissimo. Che non lo puoi fare con l'approssimazione perfetta, cioè non lo puoi fare preciso, ma se lo vuoi fare con un'approssimazione puoi decidere di volerlo fare con 2 decimali, con 3 decimali, con 4 decimali, con 10 decimali, ma certamente se tu hai l'approssimazione, è una calcolatrice come le prime calcolatrici che c'erano in giro, che avevano solo 8 decimali, quando vai a fare radical 2 per radical 3 l'approssimazione magari ti scende alla settima decimale,
perché quando vai a fare il prodotto gli errori si propagano. Quindi qua cosa c'è scritto? C'è scritto che se tu vuoi confrontare radical 2 e 17 dodicesimi, cioè vuoi sapere se 17 dodicesimi è più grande o è più piccolo di radical 2, devi andare a scrivere un certo numero di cifre decimali fino a che non ne trovi una che è più grande. In effetti 17 dodicesimi è più grande di radical 2. Perché? Perché 17 dodicesimi al quadrato fa 289 su 144. Siccome 289 è più di 2 volte 144, quello è più grande. Il quadrato è più grande di 2, 17 dodicesimi è più grande di radical 2. È così. È chiaro? Quindi, chi sono i numeri reali? Formalmente sono le sezioni del campo razionale. Formalmente. Praticamente sono tutti i numeri che hanno un'espansione decimale illimitata, compresi quelli di prima. Quelli di prima semplicemente ce l'avevano periodo. E ce l'avevano sempre una illimitata, eh? Anche quando anche 2,4 posso sempre scrivere con 2,39 periodo. Quindi, quando tutti i numeri reali sono quelli che hanno espansione decimale, con infinite cifre decimali. Se sono periodi, sono numeri razionali, se non sono periodi, sono numeri nuovi, non razionali. È chiaro? Questi per noi sono i numeri, e le somme si fanno in accordo con questo. Cioè, nel senso che noi la somma di radical 2 più radical 3 la possiamo fare con 2 decimali, 3 decimali, 4 decimali, con tutti i decimali che vogliamo. Quindi cosa si era stabilito? Una sezione, perché abbiamo tutti i numeri da sotto e tutti i numeri da sopra, e quindi sappiamo che radical 2 più radical 3 sta in mezzo a tanti numeri da sotto e tanti numeri da sopra, che saranno una classe che vedremo poi si chiamerà contigua, cioè che mi riduce a determinare un unico elemento di separazione. Quindi noi stiamo dicendo, per definizione, che l'elemento di separazione ci sta sempre. Mentre prima poteva esserci, poteva non esserci, adesso ci sta sempre ed è unico. Ok? Ora, questo procedimento io non lo faccio nei dettagli, mi interessa il concetto. Non mi metto a fare veramente l'introduzione, perché sennò devo perdere queste pagine. Se andate a vedere sul vostro libro delle superiori, ci stanno, e lo so che ci stanno perché i programmi non sono cambiati. E ci stavano quando andai a fare un concorso tanti anni fa, ci stava. E quindi ci stanno, soltanto che nessuno le fa perché, diciamo, sono abbastanza oscuri, abbastanza poco comprensibili, ma stanno, ci stanno, si possono fare, si fa, soltanto che bisogna perdere tempo. L'importante è che sapere che si può fare. È chiaro? Quindi, le sezioni del campo razionale si possono fare. Allora, chi è R? R è uguale all'insieme delle sezioni del campo razionale, cioè di sezioni di Q. Ovviamente io non mi metto a dire, per indicare radical 2 dico il numero che sta in mezzo tra quelli che al quadrato sono più piccoli di 2 e quelli che al quadrato sono più grandi di 2, ci scrivo radical 2 e basta. Cioè, cosa indichiamo nella sezione? L'elemento di separazione. Per quale motivo? Perché R con la somma, con il prodotto, con il minore uguale, cioè la relazione d'ordine, è un campo ordinato
Archimedeo e continuo. Allora, campo ordinato Archimedeo vuol dire che se faccio la somma, il prodotto e il confronto di numeri reali, non perdo nulla rispetto a Q. Cioè tutte le proprietà di Q valgono pure in R. Radical 2 più radical 3 è uguale a radical 3 più radical 2. 1 su radical 3 è uguale a radical 3 su 3. Cioè tutti, diciamo, il prodotto è commutativo, la somma è commutativa, i numeri diversi da 0 hanno il reciproco, i numeri diversi da, diciamo, tutti i numeri reali hanno l'opposto e così via. Ordinato, ordinato lo riscrivo qua. Allora, Archimedeo, allora, campo non lo riscrivo perché è troppo lungo, è un elenco di 10 proprietà, 11 proprietà, quindi per andare a riprendere da prima, invece per ogni x, y, z appartenenti a Q ci mettete appartenenti a R, è la stessa cosa. Archimedeo significa che se y maggiore, diciamo, se x e y appartengono a R, y maggiore di x maggiore di 0 vuol dire esiste un numero n naturale tale che nx sia maggiore di x, che era maggiore di x, che era maggiore di x, e se è un multiplo del più piccolo maggiore del più grande, vale anche in R. Archimedeo, questo vuol dire Archimedeo. Ordinato, due proprietà, x maggiore o uguale di y se solo se x più z è maggiore o uguale di y più z per ogni x, y, z appartenente a R. Seconda proprietà, x maggiore o uguale di 0, y maggiore o uguale di 0 implica x, y maggiore o uguale di 0. Quindi sono le stesse di prima, non ci perde, a passare R non si perde niente. Questo è il bello, che i numeri reali non mi fanno perdere niente, sono solo più complicati perché hanno più cifre, possono avere infinite cifre, quindi io la somma proprio precisa precisa non la farò mai, però la posso approssimare. Cosa vuol dire continuo? Che vuol dire? Vuol dire proposizione sia a b una sezione di R. Che vuol dire? Cioè a unito b fa tutto R, a intersecato b fa il vuoto, e se x appartiene ad a e y appartiene a b vuol dire che x è minore di y. Uguale non è possibile perché altrimenti avremmo trovato un numero che sta sia in a che in b, mentre a intersezione b deve fare 1. Allora esiste un unico z appartenente a R tale che z è maggiore o uguale di x e minore o uguale di y per ogni x appartenente ad A e y appartenente a B. Questo lo possiamo dimostrare. La dimostrazione la facciamo qua, non la facciamo veramente, la diciamo, non la sfoggiamo. Chi è z? Z, dim, z è identificato dalla sezione di Q data da A intersecato Q, B intersecato Q. Cioè, tu c'avevi una sezione dei reali, considera degli elementi che stanno in A e in B, solo le frazioni.
quella ti darà una sezione dei razionali. A quella sezione corrisponde un numero reale. Quel numero reale sta in mezzo. Right. La verifica non la faccio, perché è semplicemente noiosa e magari non so neanche se la capite, ma si può fare. Quello che dovete capire però è che qua l'uguale non lo posso togliere, perché l'elemento di separazione può stare tanto a sinistra tanto a destra, così come quando facevamo la sezione sui razionali. Se io faccio una sezione che spacca sul radical 2, radical 2 può stare in A ma può stare anche in B, a seconda di dove lo metto l'elemento di separazione, diciamo, l'uguale lo posso avere, ma non da tutte e due le parti contemporaneamente. O l'uguale ce l'ho di qua o l'uguale ce l'ho di qua. Allora, questa proprietà, questa proposizione si enuncia dicendo, è quella che si enuncia dicendo che R è continuo. Cioè, il concetto è molto semplice. Se io spacco in due la retta mettendo i razionali qua e i razionali là, ci trovo sempre un numero reale che mi fa da separazione. Quindi se faccio le sezioni del campo razionale ottengo i reali. Se faccio le sezioni dei reali, allora uno dice vabbè, allora rifaccio le sezioni dei numeri reali e ottengo un altro insieme ancora più grande. No, se tu rifai le sezioni ma partendo dai numeri reali ottieni sempre i numeri reali. Cioè se provi a fare questo meccanismo due volte, la seconda volta non funziona, cioè non è che non funziona, non ti produce nulla di nuovo. La prima volta ti produce qualcosa di nuovo, perché c'erano sezioni del campo razionale che in mezzo non c'avevano nessun numero razionale. Adesso, quando vai a fare una sezione del campo reale, in mezzo ci sta sempre un reale. Quindi la cosa funziona una volta sola. È come il fiammifero che si fa fregare una volta sola. Chiaro? Ok, quindi questo è il meccanismo. Cioè, per quale motivo ho perso un'ora, tre ore di tempo stamattina a fare questa cosa qua? Perché questo è un impianto che vi deve accompagnare per tutta la vita, cioè dovete sapere come si fanno i numeri. I numeri come si fanno? N è una fila, è regolato dagli assiomi di una fila. Z si fanno le coppie, credito debito, e si vede l'equivalenza. Credito meno debito è solo. Q si fa i rapporti e si vede l'equivalenza. 2 terzi equivale a 8 dodicesimi. Invece di fare i rapporti si può fare con le moltiplicazioni, perché 2 per 12 fa 24, 3 per 8 fa 24 e quindi sono equivalenti. E ci avete le frazioni. Con tutto ciò si possono fare le somme, i prodotti, si possono fare le disuguaglianze, quindi avete un campo ordinato e primitivo. Quello che vi manca è che non potete, diciamo, non c'è la corrispondenza con i punti della lettera A. Cioè voi se spaccate in un punto qualunque della lettera reale non ottenete necessariamente un numero razionale. Perché per esempio se faccio la diagonale del quadrato di lunghezza di lato 1, la riporto sulla retta reale, sulla retta, non ottengo un numero razionale. Perché deve essere un numero elevato al quadrato fa 2. Allora, quel numero noi vogliamo che ci sia. Per ottenerlo non facciamo altro che dire che c'è. Ma allora, per dire che c'è, chi deve, come lo otteniamo quel numero? Per approssimazione, cioè come una sezione del campo razionale. Cioè abbiamo i razionali di qua, i razionali di là e lui sta in mezzo. Quindi quando dovete avere il radical 2 dite che sta compreso tra 1,41 e 1,42, tra 1,41 135 e 1,41 136. E se volete più cifre andate più avanti. Basta. Questi sono i numeri reali. Dopodiché si possono fare le somme, dopodiché si possono fare i prodotti. Come? Sempre per approssimazione. La cosa funziona, la cosa funziona. Se fate le sezioni un'altra volta la cosa non vi dà nulla di nuovo. Quindi le sezioni del campo razionale sono i numeri reali. Le sezioni dei numeri reali sono i numeri reali. È chiaro lo schema? Non c'è nulla di complicato. Dopodiché le somme, i confronti, eccetera, si fanno esattamente come si facevano. Poi impareremo magari dei trucchi, delle scorciatoie, dei modi di verificare. Domani facciamo esercitazione e facciamo esercizi. Se io ho radice cubica di 8, scusate, radice cubica di 9
e radice quadrata di 8, chi è più grande? O cose di questo genere. Come si fa? Vedremo come si fa. Non è difficile. Alla fine ti riduci sempre a cose irrazionali. Va bene, allora penso che per oggi... Sì, è ora, quindi...